Ma questo non vuol dire che con queste persone, con questi movimenti, non ci contraddistingue, non ci lega un percorso che abbiamo condiviso, che continuiamo a sostenere con forza, che è quello di ritenere ultimata la stagione di questa amministrazione, perché a nostro giudizio è stato messo un punto definito, ormai incontrovertibile, sul quale non credo si possano aprire spirali di dialogo. Le possibilità di dialogo derivano da altro, ma queste
sicuramente non è un aspetto di cui lei si può dare soltanto, perché vuol dire documentare in maniera chiara e legibile la propria incapacità di spendere. Lei non è stato in grado di spendere le risorse che il bilancio di previsione aveva messo a disposizione, e di questo che dobbiamo parlare. E se dobbiamo parlare, lei sa benissimo quali sono i settori che sono stati assolutamente lasciati da parte. Settori fondamentali, quali ad esempio la solidarietà sociale, sono stati bistrattati. E in un momento storico, economico molto delicato, probabilmente questo è stato un errore irreversibile. Noi però abbiamo un altro senso di responsabilità. Sappiamo che la mancata approvazione del bilancio comporterebbe necessariamente un inserimento del commissario e un suo pronunciamento di merito, che probabilmente, anzi con quasi certezza, che sia utile che questo bilancio porti alla fine un sigillo dell'utile posizione, che sancisca in maniera chiara che questo avanzo di amministrazione deve avere una destinazione specifica, deve contribuire in maniera determinante a diminuire l'esposizione debitoria, ancora tra l'altro da organizzare in termini quantitativi, nel riguardo al lato scelto. Quindi il Partito Democratico, e lo preannuncio con le dichiarazioni di voto, riuscirà insieme ai gruppi di opposizione a dare un segno forte alla città, a provare l'atto di indirizzo e l'emendamento che noi abbiamo proposto, mantenere il numero legale in aula, il senso di responsabilità, ma non potrà naturalmente approvare il bilancio consuntivo presentato. Grazie.